snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices meet for the first time in Reel 3, that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film. Benvenuti su Fuoco di Paglia, un canale nato morto, ma riassemblato da uno scienziato pazzo. Per le prossime 3 settimane proveremo a indagare e scandagliare nei recessi della mente umana il perché le OnlyFanser sono così tanto odiate, prese di mira e in buona parte vessate. La risposta è il patriarcato, direte voi, anche grazie al cazzo, cioè questo lo sappiamo tutti, e non è che sia sta grande novità. Il patriarcato esiste da almeno 2 millenni, e non sono sicuro che prima fosse meno presente. Quindi risulta una risposta un po' troppo sempliciona, ad una domanda piuttosto complessa. Ci pensate? Gli OnlyFanser guadagnano un botto, mentre voi, miserabili bastardi, ve ne state con uno stipendietto da fame a contare gli spiccioli per arrivare a fine mese. Si tratta di questo? È questa la motivazione e l'invidia sociale? Oppure è morale? Perché gli OnlyFanser non guadagnano con la speculazione azionaria, non guadagnano vendendo minanti uomo e armi devastanti come la Leonardo, per esempio. Non guadagnano estraendo petrolio, lo fanno con il proprio corpo, mostrandosi lascive, disinibite e insultando la morale pubblica, possiamo dire così, il buon costume, e quindi è questa la motivazione, la morale. O magari seguite un qualche dio inventato qualche millennio fa e odiate che stiano infrangendo un suo magico comandamento, no? Una Harry Potterata, una lezione di vita così importante da essere accompagnato da una qualche massima da bacio perugina. Come vedete, siamo pieni zeppi di motivi da scandagliare, e direi che è proprio il caso di darci una mossa. I film hard, i video sporcaccioni, le zozzerie registrati fino all'avvento di OnlyFans erano parte di un monopolio delle grosse case di produzione. Certo, c'erano già i siti dove potevi caricare il tuo filmato amatoriale e via dicendo, ma stiamo parlando di qualcosa di incredibilmente difficile da monetizzare. Le grosse case produttrici italiane ed estere, senza stare a dilungarci troppo sulle scene pagate una miseria e sui contratti a dir poco scandalosi, che premettevano la loro scadenza quando l'attrice avrebbe raggiunto una certa età, e facevano il bello e il cattivo tempo, dettavano gli stipendi, dettavano le condizioni lavorative, dettavano gli orari di riprese, produzione, e ti dicevano con chi dovevi lavorare. Mettiamo caso che, come nella faccenda del pornatore James Dean, quello con 2 E, non come l'attore storico, cominciassero a uscire le sue cattive connote sessuali e le accuse di violenza, che fai, non giri? Ti fanno terra bruciata completa e chi si è visto si è visto. Questo è il tipo di clima dell'epoca, tanto che era prassi comune coprire le malefatte del personale con metodi ricattatori, metodi coercitivi e via dicendo. Tempo fa vidi una sorta di vlog fatto da Rocco Siffredi, molto prima delle accuse uscite a post serie su Netflix, in cui si dichiarava dispiaciuto e preoccupato perché ora il settore per adulti non aveva la protezione e le coperture che aveva un tempo con le grosse produzioni e con le agenzie. Adesso fa abbastanza ridere come affermazione, no? Però il nostro Rocco nazionale lavorò anche con gente del calibro di Ron Jeremy, sempre per sua missione nei vlog che faceva per YouTube. E Ron Jeremy era un cazzo di mostro, cioè lavorare con lui era lavorare con il mostro della laguna. Avete presente Bill Cosby? Qualcosa in meno, ma comunque siamo lì. Quel bastardo è riuscito a scampare al processo a gennaio 2023 solo grazie all'infermità mentale. OnlyFans ha dunque permesso a migliaia di creators di qualsiasi genere e gender possibile e immaginabile di levarsi dal cazzo e rendersi indipendenti da questo meccanismo malsano. Capite l'importanza? Avrà sicuramente i suoi problemi dal punto di vista burocratico e via dicendo, ma è mega importante per ogni persona che voglia intraprendere questa carriera potersi sentire libera e non dover lavorare con, non so, i corrispettivi di Ted Bundy del porno. Tra le altre problematiche di OnlyFans c'è anche la presenza di siti satelliti non sicuri, gente che registra le live e poi le diffonde, siti concorrenti e via dicendo. Ciò
non toglie che però l'odio generato dalle donne che mettono a disposizione i propri contenuti per adulti su queste piattaforme sia quasi permeante sul web. E in parte il motivo l'ho precedentemente descritto, il distaccamento dal settore ufficiale e la percezione di amatorialità, benché il settore ufficiale comunque la faccia ancora da padrone. Mettiamola così, cosa succedeva quando guardavate un film hard, un porno? Cosa percepivate? L'attrice che vi piaceva? L'attrice che vi piaceva? La scena che vi piaceva? I rumori? I colori, l'atmosfera e il fatto che fosse un vero e proprio girato con tutti i dettami e crismi di qualsiasi film. Questo vi faceva anche riflettere sul fatto che, per girare un film porno saresti dovuto essere un attore porno o un regista porno e dunque stare in quel tipo di ambiente, cioè non te la scampavi. B. Ognuno di noi, maschi, virili e cazzuti, pensa di volerlo fare, almeno in giovane età, e se determinati fattori lo permettono, poi potrebbe anche farlo, però a un certo punto ti scontri con la dura realtà delle cose, ovvero non è tanto la grandezza delle minchie, ma la performance atletica, gli aiutini esterni, le siringate sul cazzo, ragazzi, cioè non è che è una roba da poco, che devono quindi aiutare a performare sti attori e attrici, il dover riuscire a non incorrere in una disfunzione erettile davanti a una telecamera e quattro fari che ti abbagliano, un cameraman, un regista che ti dice fai questo e fai quest'altro, dover resistere a ore e ore di girato, dover girare la stessa scena più e più volte, magari dalla mattina alla sera e così via. Di conseguenza, dicevi, questo settore non è per tutti, è un settore elitario, è qualcosa che io non posso fare, ma che non può fare nemmeno il mio vicino, nemmeno il vicino del mio vicino, quelli che abitano nel mio paese e via dicendo. Però ora la solfa è cambiata, ora dal tuo punto di vista, dal nostro punto di vista maschile, questa cosa la possono fare tutti. Con l'avvento di queste piattaforme, ne possiamo citare tantissime, cioè le conosciamo tutti, ma per comodità le definiremo OnlyFans like, la percezione di amatorialità ha cominciato a inficiare la reale professionalità che c'è dietro un prodotto. A cosa mi riferisco? Incominciamo col dire che questa cosa non riguarda solo un settore come l'intrattenimento per adulti o i contenuti a tema sessuale, anzi è più presente di quanto si creda in tantissimi aspetti di tutto ciò che il pubblico usa per alleggerire il proprio tempo libero. Spoiler, il porno è questo anche. Quante volte vi sarà capitato di sentire frasi come vabbè, posso farlo anche io lo youtuber, questa canzone potevo farla anche io, allora sono buono anche io a giocare a calcio così, allora possono farlo tutti. Sono stronzate derivate dal fatto che non si conosce la reale mole di lavoro che c'è dietro un prodotto, la professionalità che bisogna acquisire per realizzarlo, ed è un amore che non riguarda solo la fatica fisica, ma anche quella mentale. Per comodità, teniamoci dentro gli fans, così da non passare di palo in frasca. Nel web, i creatori di contenuti sono aumentati in modo esponenziale post 2020, come un'ondata anomala, e si sono infranti dunque sul pubblico, sulla gente. E poi, come di consueto, la marea si è ritirata senza lasciare altro che distruzione. Quella distruzione è la saturazione del mercato, che non solo porta ogni creator ad emergere con difficoltà estreme, porta anche all'esaurirsi di idee e trend in pochi giorni, a dire il vero, tante volte a poche ore. Hai un'idea per un format? Due settimane dopo ti dicono ok boomer perché la gente è passata oltre e dovrai costantemente reinventarti. OnlyFans, rispetto a YouTube, rispetto a qualsiasi altra cosa che vada sul web, è 10.000 volte più selettivo del generico. E indovinate un po' perché? Perché raga, è a pagamento. E nel momento in cui esistono contenuti dello stesso stampo, fruibili gratuitamente, e l'utente sarà mega più selettivo. Quindi non basta riprendersi senza veli, fare i provocanti e magari, che ne so, masturbarsi e basta. Bisogna attirare l'utente medio a pagare il tuo contenuto. Nel caso di OnlyFans, il primo passo è proprio far cliccare sull'abbonamento, perché comunque stai vendendo qualcosa, no? In questo caso è il traffico. Dopo l'abbonamento, non è raro che il creator o la creator voglia vendere un contenuto magari più spinto, un servizio, una prestazione ad personam all'abbonato, che chiaramente deve essere leggermente, non troppo, ma leggermente più costosa dell'abbonamento. Non servono esempi, ma ve ne faccio comunque uno. Se la creator fa un contenuto ad alta prestazione sessuale, in cui si è mossa da casa per arrivare in un'altra città, un'altra location e via dicendo, ha fatto una collaborazione importante, ha speso una barca di soldi in accessori e vestiario, paragonabili quindi ai costumi di scena, e ha fatto
qualcosa che in genere non fa nei suoi soliti video. È naturale che chiederà una tariffa singola per usufruire di quel contenuto, per il semplice fatto che è un contenuto di una qualità elevata rispetto al resto. Questa parte non la volevo mettere, almeno non nel primo video sull'argomento, però in effetti potrebbe essere utile. L'odio verso gli OnlyFanser deriva dal fatto che guadagnano. Cazzo, su questo non ci piove. Non conta che guadagnino uno o mille, ma proprio il fatto che stiano guadagnando dei soldi, esibendo ciò che la maggior parte della gente ha difficoltà anche solo a guardare allo specchio. Lo stronzo qualunque non odia l'attrice porno canonica, ma la classifica, la metti in una classifica vera e propria. La metti in una sorta di gerarchia sociale che esclude la sua funzione nella nostra società, in quanto relegata a quel settore. Facciamo un esempio? Dai, un altro. Prendiamo Cicciolina. Ilona Staller è stata per un sacco di tempo un'attrice hard. Ha lavorato con chiunque, ha fatto parecchi film ed è diventata un'icona. A un certo punto, però, ha cominciato ad allontanarsi dal settore per puntare ad altro, tra cui le commedie erotiche, le canzoni e, infine, la politica. Questo tipo di allontanamento ha causato nello spettatore un lutto, un vero e proprio risentimento, perché si è sentito privato di una figura così totalizzante nella sua sfera sessuale, ovvero Cicciolina. Ilona non poteva essere altro che Cicciolina perché è nei suoi film che ci siamo infatuati dalla sua figura e non potevamo pensare a lei in nessun altro modo. Selene è un caso identico, Eva Enger pure, Francesco Totti è un caso identico, ma nel mondo del calcio. La gente piangeva allo stadio quando ha dato l'addio al pallone perché con lui se ne andava una parte della vita di ogni tifoso. Gli OnlyFanser no, invece, non funzionano così. Loro non sono nel porno canonico, quello non è il vero porno, perché per me rimane reale solo esclusivamente quello in videocassetta o con le attrici che mi hanno dato l'imprinting da ragazzino durante la fase più importante dello sviluppo sessuale di ciascuno di noi. Loro si stanno anzi sostituendo a ciò che mi piaceva e di cui sono ancora innamorato, perché è appunto un imprinting quello che ho ricevuto. Segretamente, le scenette pacchiane e mal recitate, la casalinga procace che associo alla vicina della porta accanto, la MILF che da ragazzino sognavo mi svezzasse sessualmente, la suora che rinuncia alla sua fede in cambio del mio cazzo e così via. Io le amavo, erano la mia vita. Le OnlyFanser si sono sostituite a questo genere di porno, alcune volte scimmiottandolo e altre volte migliorandolo e, udite udite, guadagnando molto di più rispetto alle pornoattrici di un tempo. Dunque, secondo la logica di mercato che ci viene inculcata fin da piccoli, gli OnlyFanser hanno ragione. Beh, come introduzione sto video ci stava, dai. Mo siamo ancora un pochino confusi sulle ragioni per cui odiamo così tanto gli OnlyFanser, però vabbè, capiremo più avanti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo per la parte 2.